Allora, i certificati della settimana, visto che oggi è una giornata un po' particolare per te, Riccardo, ti lasciamo un attimo riposare e festeggiare poco. Pochissimo. Facciamo così, apriamo ecco, questa parentesi con Stefano e analizziamo ecco, i suoi prodotti e poi vediamo insomma, di approfondire il discorso. Stefano, proprio ecco, partiamo da un vecchio prodotto in realtà che è un bonus cap su Telecom e poi vediamo anche delle nuove missioni che possono sostituirlo o integrarlo naturalmente a 6 e 12 mesi. Ma partiamo dal prodotto originale, a te la parola. Ora, su Telecom c'è un discorso che con Riccardo abbiamo portato avanti da diversi mesi, perché quando abbiamo cominciato a vedere questo prodotto, il DE000HB9YNA3, noi avevamo un prodotto che si comprava addirittura sotto i 90 quando l'abbiamo segnalato la prima volta. Nel frattempo il titolo Telecom è salito, non in maniera clamorosa, perché comunque è a 0,25. Ma direi che il tempo ha consumato la vita residua di questo prodotto, che appunto da 90 è passato a 126 in questo momento. È un prodotto ancora adesso che può essere interessante, ma non è così ovviamente aggressivo. La particolarità è di avere una barriera molto profonda, 54 punti percentuali su Telecom, quindi la barriera è 0,11,82. Le vicende di Telecom sono note a tutti, si sta aspettando appunto una soluzione su Telecom, che delle volte si ipotizza un'OPA, un'acquisizione, uno smembramento dell'azienda. Sono tutte ipotesi nel tavolo, ma questo naturalmente crea un focus di interesse sul titolo. Questo prodotto al momento rende un 7% di bonus, che è un 11,42 su base annua. Non è più un rendimento clamoroso, quando l'abbiamo presentato la prima volta era oltre il 50% di rendimento, era veramente, è stata una bella scommessa. Segnalo i due diciamo prodotti che vanno a integrare con logiche diverse l'operazione su Telecom, che è vista comunque in un'ottica laterale rialzista a scadenza, quindi non c'è una view ribassista clamorosa sul titolo. Sono tutti prodotti che hanno barriere molto profonde, e quindi due nuove emissioni di UniCredit particolarmente interessanti in caso di storno del mercato. Passo con la prima, la meno redditizia, che è DE000HC2V5X9. Questo è un prodotto che si compra a Eccolo 109,10. In qua, questo momento è una nuova esatto, lo stiamo emissione. mostrando anche in grafica sottolineando il codice ISIN, prego. Ma questo è un prodotto che è un po' avaro come tempo, perché scade il 15 giugno 2023, quindi abbiamo 5 mesi di vita, 4 mesi e mezzo di vita del prodotto, una barriera 0,1280, quindi molto profondo. Il rendimento non è particolarmente interessante, perché è un 4%, però se lo annualizziamo fa un 11% su base annua, con una barriera di oltre il 50% e pochi mesi di vita. Questo è un prodotto molto interessante in caso di storno del mercato. Il titolo dovesse scendere un pochino, si aprirebbero i parametri e ovviamente passerebbe anche del tempo, che renderebbe questo certificato sempre più interessante per un parcheggio di liquidità di breve periodo. Però ecco, questo è proprio un caso interessante, ma non interessantissimo, proprio perché si è già consumato un bel rialzo di 9 punti addirittura del prodotto, che quota 109 rispetto ai 100 iniziale. Ben più Sì, a interessante invece è lo stesso prodotto con 12 scadenza mesi, più lunga, perfetto. 000HC2V5Y7. Sì. Allora, qui le caratteristiche sono identiche, perché è un prodotto che ha la stessa barriera, quindi ce l'ha 0,1280, ma ha una scadenza di 6 mesi maggiore, quindi 14-12-2023. Qui il bonus è a 134. I numeri sono più interessanti, perché abbiamo una barriera al 50%, ma un rendimento che è del 17%. Quindi circa un 19, quasi un 20% annualizzato, perché ovviamente questo prodotto dura meno di un anno come vita residua. Quindi è un prodotto interessante. Ma soprattutto quello che abbiamo visto prima, che sarà abbastanza sensibile alle variazioni di prezzo, qualora dovesse perdere anche parecchio il titolo Telecom, potrebbe essere interessante in caso di appunto storno di 10-15 punti percentuali del titolo nelle prossime settimane. Noi facciamo dei scenari ovviamente
ipotetici, teorici, preferirei che Telecom non scendesse, ma se dovesse scendere si aprirebbe comunque un'interessante finestra operativa sul prodotto visto prima, perché avremo una barriera ancora con 30-35 punti percentuali e comunque una redditività che diventerebbe poi esplosiva rispetto a quella attuale. E questo è il quadro su Telecom. Ecco, Riccardo, anche un tuo commento naturalmente, insomma, su il prodotto originale. Poi abbiamo visto, insomma, le nuove emissioni a 6-12 mesi, l'avete scelto insieme, quindi è un qualcosa che attira particolarmente l'attenzione. Beh, allora, sicuramente sono tre prodotti molto molto interessanti, nel senso che fanno capire anche come si evolve un certificato, soprattutto questa tipologia di struttura, all'andamento del sottostante. Sono molto reattivi, soprattutto appunto questa struttura in particolare, alla salita del sottostante man mano che passa il tempo, perché appunto il prodotto in questione risente di due elementi principalmente, quindi il time decay, quindi la scadenza temporale man mano che ci si avvicina alla scadenza, e l'andamento del sottostante e ovviamente il posizionamento rispetto alla barriera. Il primo che ha mostrato Stefano, allora, se passiamo partendo dalle ultime emissioni, si può vedere come tipo il V5X9 è stato emesso a dicembre 2022, scade a giugno 2023, questo pagherebbe un bonus a 113,50, quindi l'importo massimo di rimborso, ma quota già 109. Cosa significa questo? Significa che chi magari l'ha comprato a dicembre ha sfruttato quello che sono le news su Telecom Italia, quindi la situazione di Vivendi e quant'altro, per fare un trade anche abbastanza veloce. Cioè, questi prodotti non necessariamente devono essere portati a scadenza, ma possono essere utilizzati anche per un trading e una gestione dinamico. Quindi questo si è apprezzato già molto, quindi un 9% rispetto al prezzo di emissione. Sì. Se prendiamo in considerazione il prodotto speculare, quindi sempre il emesso 12 mesi. Esatto, il 12 mesi, vediamo come già quota 114,30. Sì. Su un ammontare massimo di 134, ecco, qui vedi c'è ancora un po' di spazio, insomma, per poterlo lasciare andare. L'effetto tempo non si è completamente consumato, perché mancano diversi mesi, mancano 11 mesi alla scadenza, però se la situazione dovesse rimanere tale, e ovviamente le news su Telecom dovessero rimanere tali, vedremo con il passare del tempo come appunto questo prodotto andrà ad apprezzarsi. Qual è l'utilizzo di questi prodotti che mostra Stefano? L'utilizzo è fondamentalmente un'alternativa allo stocks diretto, quindi anziché andare direttamente sull'azione, certo, si può comprare un prodotto di questo tipo. Perché? Perché è ugualmente reattivo, ok? Quindi non è reattivo nella misura di 1-1, ok? Ovviamente dall'andamento dell'azione, ma ti offre una protezione. Sappiamo che Telecom, salvo ovviamente questo momento di particolare forza nell'ultimo periodo, ha sofferto di una grande debolezza, quindi un trend fortemente negativo. Prodotti come i bonus cap o come i certificati permettono comunque di proteggere il capitale anche in caso di ribasso appunto del sottostante fino ai limiti della barriera. Quindi può essere un'alternativa di investimento dove l'investitore, anziché comprare direttamente l'azione, esatto, che può avere una debolezza, prende un prodotto di questo tipo, una protezione maggiore, esatto, attraverso il certificato. Chiarissimo. Ecco, passiamo da un colosso all'altro, cioè da Telecom a Tesla, e l'abbiamo citato prima, insomma, trimestrali positive per l'azienda di Elon Musk. Vi chiedo innanzitutto, lo chiedo a Stefano, se c'è una correlazione, ecco, tra appunto il risultato delle trimestrali e la scelta di questo prodotto. In realtà abbiamo puntato su questo prodotto con Riccardo, l'ho fatto vedere prima che uscissero le trimestrali, nel senso che la scommessa era proprio sulle trimestrali. Tesla sta comunque battendo le aspettative degli analisti quadrimestre per quadrimestre, per cui diventa sempre più interessante andare ad osservare l'andamento di Tesla. E qui abbiamo un quarto trimestre che a parole della ditta ha segnato il fatturato, il reddito operativo e il reddito netto più elevati della storia dell'azienda. E qui siamo a un utile finalmente di 1,19 euro per azione, che era una cosa impensabile fino a un anno e mezzo fa, quando addirittura la società assorbiva
risorse, quindi qui c'è un aumento del 33% del fatturato, una società che finalmente comincia a macinare utile, una cassa, uno stock di denaro che è estremamente elevato, perché abbiamo 22,2 miliardi di dollari di liquidità nel titolo, quindi una serie di numeri che cominciano a essere interessanti. Ma perché sono interessanti? Perché il titolo Tesla ha avuto un tracollo delle quotazioni, cioè da inizio anno perde circa, in un anno diciamo ha perso circa il 50-55%, è sceso moltissimo, ha avuto una bella ribasso, ha diciamo calmierato gli eccessi, è arrivato oltre 300 dollari per azione e insomma ha trovato una base, un rimbalzo. Quindi trovare un prodotto con un titolo che ha comunque dei dati graditi dal mercato può essere interessante in un'ottica sempre di differenziazione del portafoglio. Ovviamente certo, i trader più attenti e che amano il rischio prendono le posizioni prima del rilascio dei dati. E noi la trasmissione l'abbiamo fatta oggi, i dati sono stati rilasciati pochissimo tempo fa, ma insomma evidentemente è un prodotto ancora valido e andremo oggi poi a vedere come si comporterà Tesla, ma dovrebbe aprire molto frizzante, molto positiva. Quindi andiamo con il bonus cap, è un DE000HC2V5T7, è un tipo quonto, cioè è un certificato che non risente del cambio euro-dollaro, ovviamente, sì. Si compra 111,45. Quali sono i numeri? Questo è un prodotto abbastanza interessante perché è comunque una nuova emissione di Unicredit. Qui la barriera è a 75,21, quindi la barriera è profonda, siamo a 51 punti percentuali, il rendimento potenziale del bonus in questo momento è il 10,60, annualizzato è quasi il 17%, perché questo prodotto scade il 14 settembre 2023, sì. Quindi abbiamo ancora due trimestrali da, diciamo, da affrontare con questo prodotto, insomma, però è abbastanza interessante come prodotto. Certo, il precedente webinar, quando l'abbiamo presentato, aveva dei numeri ancora più interessanti, un rendimento potenziale dell'ordine del 25%, ma comunque rimane un prodotto molto interessante per differenziare un prodotto, perché qui siamo in un mercato comunque che è in piena fase di rimbalzo e quindi noi non sappiamo se ci sarà uno storno anche importante, un proseguo della tendenza, quindi inserire nuovi certificati in un portafoglio deve essere orientato più alla prudenza che all'aggressività in questo momento, quindi barriere profonde in questo momento sono le più indicate. Benissimo, ecco, e tra l'altro stavo pensando, l'avevamo dato un po', non dico per morto Elon Musk, perché non muore mai un colosso del genere, ma comunque in difficoltà, ecco, nel 2022, invece anche per lui, insomma, questo 2023 si apre in maniera frizzante. È vero, ha detto Stefano, ci sono altri due trimestrali prima della scadenza del prodotto, che è il 14 di settembre, però sembra, ecco, che anche qui il trend, insomma, sia positivo per lui. Riccardo, ecco, vuoi aggiungere qualcosa o di commento o se ci vuoi presentare tu un prodotto a sorpresa? Non sì. Lo so, ormai è una giornata questa delle sorprese, vediamo che cosa allora, ci aspetta. Commento sicuramente molto bello. Sì, Stefano, diciamo, ha questa dote di andare a scovare nel mondo del mare di certificati delle chicche o delle piccole bombette. Diciamo che sono molto molto interessanti. Ovviamente Stefano è comunque un trader esperto, formatore, attivo sul mercato da tanto tempo. Il consiglio è sempre quello di maneggiare con cautela i prodotti, perché ovviamente noi parliamo di potenzialità, ma ovviamente ci sono tanti rischi che devono essere valutati nel momento in cui si sceglie un prodotto finanziario, qualunque esso sia. Quindi attenzione non solo alla parte dei rendimenti, ma anche e soprattutto alla parte dei rischi, perché comunque ci sono i capitali che devono essere preservati. Quindi l'obiettivo è fondamentalmente preservare il capitale e comunque guadagnarci. Certo. Io, Valentina, prendendo spunto dalla selezione di Stefano, non avevo fatto i compiti ovviamente, oggi... Oggi sei scusato, oggi sono scusato, però non ho fatto i compiti, però è questo, stamattina Stefano mi ha mandato la lista dei sottostanti, la lista dei prodotti, e allora ho voluto collegare una nuovissima emissione, ti do l'ISIN, dato così ne parliamo,
Aspetta, lo devo ritrovare anch'io, vediamo un Ok, attimo. facciamo tutto, aspetta Allora, un attimo. intanto ti parlo di una nuovissima novità. Mi è andato giù il sito, quindi lo riapro. Ottimo. Sì, con calma. Sì, ci siamo, ci siamo. Allora, Valentina, noi abbiamo emesso proprio con partenza oggi sul mercato, quindi nuovissimi, una serie di prodotti a leva, ok, i cosiddetti turbo, su stocks americane. Allora, noi come UniCredit non avevamo mai strutturato su prodotti a leva, come i turbo, su stocks americane. Allora, ti do il codice ISIN, così ne analizziamo le caratteristiche molto velocemente. Allora, posso? Certo. D è solito Di E 000 000 HC HC 3 3 J J R R T di Torino 7. 7. Ok. Eccolo qua, vediamolo, eccolo qua. Allora, è un turbo open-end, Valentina. Sì. Quindi cosa significa? È un Esatto. prodotto, quindi analizziamo le caratteristiche. Open-end, a differenza dei prodotti visti prima, non presenta una scadenza. È un turbo, quindi vuol dire che va a levereggiare, come tutti i prodotti turbo, su quello che è l'andamento del sottostante. Sottostante Tesla, quali sono le caratteristiche? Prevede al momento una barriera posta a 115 dollari. Al momento Tesla, chiusura di ieri, quota intorno ai 155 dollari, quindi abbiamo una distanza alla barriera di quasi il 26% ed un effetto leva di 3 volte 70. Quindi, fondamentalmente, qual è il significato e l'utilizzo di questo prodotto? Chi si aspetta un potenziale rialzo ulteriore dell'azione Tesla Sì. può beneficiare o può utilizzare questi strumenti che vanno a levereggiare, quindi ad amplificare quelle che sono le performance del sottostante, e scegliendo un prodotto, diciamo, tra virgolette, più cauto come questo, perché presenta una barriera abbastanza profonda del 26%, potrebbe anche essere in grado di attenuare un potenziale ritracciamento dell'azione. Quindi, diciamo, chi è un po' più, chi ha un cuore un po' più impavido e è un po' più amante del rischio, ovviamente utilizzando un prodotto di questo tipo potrebbe beneficiare di un ulteriore trend positivo dell'azione.